Il 10 febbraio Netflix lancerà il documentario Abstract di Art of Design, che racconta il lavoro delle 8 maggiori menti creative del design contemporaneo. Finalmente si vuole sottolineare l'importanza che il design ha sulla società e secondo me siamo davanti ad un giro di boa incredibile. Volete sapere perché? Ve lo racconto in maniera molto semplice analizzando 3 caratteristiche. Primo, il messaggio. Non so voi, ma io personalmente mi sono chiesta il perché di questo titolo e siccome non potevo chiederlo direttamente ai produttori, mi sono messa a ragionare sul significato delle singole parole. Abbiamo abstract. Io non l'ho inteso con il significato letterale di astratto, ma piuttosto come idea iniziale, aspetti fondamentali, quindi l'idea di base che viene fuori di pancia quasi istintivamente. Abbiamo poi the art of, che significa l'arte del, e poi c'è la parola design, che, attenzione, non è una parola che deve essere associata solo al mondo dell'architettura o della moda, ma ha un significato molto più ampio. Design infatti non significa disegnare, ma significa progettare, quindi progettare, gettare in avanti, quasi immaginare il futuro. I protagonisti di questo documentario hanno tutti quanti a che fare con il mondo della progettazione, ma loro non progettano solo un prodotto fisico, che sia un edificio o una scarpa o una macchina, ma fanno qualcosa di più. Loro progettano tutta l'esperienza attorno a questo prodotto. Anche qui devo fare una precisazione. Quando parlo di esperienza attorno al prodotto, non intendo da quanto tempo viene fatto quel prodotto, quindi non intendo dire facciamo scarpe dal 1930, quanto piuttosto progettare, immaginare come si sente il cliente durante e dopo l'acquisto. Volete un esempio? Prendiamo il caso del designer che disegna le scarpe Air Jordan. Lui non disegna solo un paio di scarpe da ginnastica, ma immagina esattamente come si sente la persona che le indossa. Quindi lui vuole che la persona che indossi le Air Jordan si senta esattamente come Michael Jordan, quindi scattante, atletico e di successo. In definitiva, analizzando il titolo, io capisco che i produttori hanno voluto mettere l'accento su 2 aspetti fondamentali: il momento stesso della creazione dell'idea, quindi dell'abstract, e il momento della progettazione, quindi del design. Il messaggio in questo caso è importantissimo, perché questo documentario sta a significare che il design non è solo progettare qualcosa di bello e basta, ma è molto di più, è progettare tutta l'esperienza che c'è attorno al prodotto. Quindi l'arte del design è avere un'idea sensata di fondo e saperla veicolare nella maniera corretta. È fondamentale questo passaggio e secondo me ci troviamo davanti ad una piccola rivoluzione che cambierà definitivamente il modo di guardare al design e ai designer. Secondo aspetto che voglio analizzare con voi oggi è la forma che hanno scelto per veicolare questo tipo di messaggio, che è quella di un documentario che analizza la storia dei singoli designer. Guardando il trailer, io però ho avuto l'impressione che questo non sia il solito documentario patinato, perfetto e accademico. In primo luogo perché si sta analizzando il lato umano del designer, quindi la sua storia e anche le sue imperfezioni a volte. E poi perché stanno analizzando tutto il processo decisionale che porta poi all'elaborazione del prodotto finito e quindi anche i fallimenti intermedi. Questo è importantissimo, sapete perché? Perché abbatte completamente le distanze tra il designer e il resto del mondo. Abbandonando quindi l'idea di perfezione, abbandonando quella patina di perfezione che c'è attorno al mondo del design, si stanno finalmente abbattendo le barriere tra il design e il resto del mondo. Terza caratteristica, il mezzo, ossia Netflix, che è il leader mondiale dello streaming video. Chi di voi è abbonato sa che dietro Netflix c'è un complicatissimo algoritmo che analizza tutto quello che fanno gli utenti. Vede quindi quali contenuti guardano, per quanto tempo li guardano e che cosa guardano dopo. Tutto questo perché Netflix è ovviamente un'azienda, quindi il suo interesse è che gli utenti rimangano abbonati il più a lungo possibile. E come fa ad ottenere questo risultato? Beh, lui elabora tutti questi dati che acquisisce
e li usa per riconoscere le preferenze dell'utente e poi dopo gli propone una serie di contenuti simili e che potrebbero interessargli. Ecco, se Netflix ha proposto nel suo catalogo un documentario incentrato sul design, significa che nel tempo loro hanno raccolto tutta una serie di dati che li hanno portati poi a fare questo tipo di scelta. Significa che gli utenti hanno iniziato a cercare attivamente dei contenuti che parlano sul design. Capite l'importanza anche del mezzo? Per concludere, analizzando queste tre caratteristiche, ho capito che c'è molto di più dietro questo documentario, che non è stato confezionato soltanto per intrattenere, ma per rieducare. Noi infatti stiamo assistendo ad una rieducazione sul mondo del design e sui designer. Il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuta questa riflessione, potete lasciare un mi piace o condividerla nei vostri profili social. Se invece volete scoprire altri video, potete iscrivervi al mio canale YouTube Video Architettura Contemporanea o lasciare un mi piace alla pagina Facebook Video Architettura Contemporanea. Alla prossima, ciao!